L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha presentato a Termo il progetto Art and Science, una collaborazione biennale che vede il comune come partner chiave. Questa iniziativa unica mira a fondere il mondo dell'arte con quello della ricerca scientifica, offrendo agli studenti delle scuole superiori un'opportunità senza precedenti di esplorare e interpretare la scienza attraverso la lente creativa. Il progetto coinvolge studenti delle scuole superiori con l'intento di stimolare la curiosità e l'interesse verso la ricerca scientifica. Sì, diciamo che il progetto Art and Science cerca diciamo, introdurre i giovani alla scienza. L'idea è di fare un approccio che sia inclusivo, quindi non chiediamo agli studenti di fare ulteriore didattica, ma chiediamo di esprimere le loro sensazioni, le loro idee, i loro spunti attraverso un'opera scientifica, che però abbia dei fondamenti scientifici. Questo secondo noi è un meccanismo che funziona molto bene perché è un meccanismo, diciamo, che nasce in forma spontanea da parte dei giovani, ma che comunque si sentono coinvolti in un mondo, con il mondo scientifico, con i nostri ricercatori a collaborare su questa attività. Gli studenti così potranno partecipare a questo progetto, avendo la possibilità anche di vincere delle borse di studio al CERN di Ginevra, quindi veramente un percorso molto bello e molto interessante sotto l'aspetto formativo, ma che dà la possibilità anche alla nostra comunità di scoprire cosa avviene all'interno dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, perché durante la mostra comunque sarà possibile comprendere quali sono le attività che vengono svolte all'interno dell'istituto. Speriamo che sia l'inizio per quello che ci riguarda. Abbiamo avuto grande disponibilità da parte dell'istituto di un avvio di una collaborazione che possa strutturarsi nei prossimi anni nei nuovi contenitori che stiamo comunque sistemando nella nostra città. Ma l'occasione di oggi è stata anche quella di parlare con i ragazzi con un affascinante confronto sul tema dal microcosmo al macrocosmo, sfide e meraviglie della fisica delle particelle. I ragazzi vogliono capire dove va la scienza, cioè loro vogliono capire quello che noi sappiamo e quali sono le sfide future, perché poi la scienza è un po' come una grande avventura, no? Siamo degli esploratori che cercano di capire il cosmo. Quindi quello che ci viene chiesto è da una parte di spiegare quello che loro non capiscono, quali sono i dubbi che hanno sulla scienza, ma una richiesta frequente è quella di chiederci dove stiamo andando, quale sarà il prossimo futuro, quali saranno le prossime invenzioni, piuttosto che le prossime scoperte e così via.